E what a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi abbiamo continuato ovviamente la nostra ricerca del VLF in quel di Seattle. C'è stata una sorpresa veramente non da poco, perché cioè raga siamo saltati in aria, in pratica il nostro cavallo è morto. Quelli del VLF tra l'altro ci hanno presi e uno di questi ovviamente faceva parte del gruppo presente alla morte di Joel. Ellie è pure riuscita ad ammazzarlo. Fatto sta che adesso siamo sulle tracce di un'altra del VLF che era presente quando è stato ucciso Joel, quindi siamo diretti verso uno studio televisivo. E quindi l'ultima volta ci eravamo salutati qui dopo aver comunque ammazzato diversi nemici. Ora appunto non ci resta ragazzi che dirigerci verso appunto questo benedetto studio televisivo. Cerchiamo sempre di guardarci intorno pur di non perdere neanche una risorsa. Stai bene? Sì. Cazzo, me la sono vista brutta. Stiamo grazie benissimo per l'aiuto, comunque. Figurati. Sicuramente benissimo. Poi tra l'altro il nostro cavallo è morto ragazzi, è saltato in aria ed è stato così ucciso. Quelli sono, ben armati. Sì, decisamente. Ma dai, ti aspettavi che fossero così tanti? Tommy non lo escludeva. Appunto. Fa differenza per te? No. Alcuna. Ovviamente a Ellie non fa alcuna differenza ragazzi, capirete che gli frega. Però occhio alle pattuglie. Può essere. Ce ne sono alcune che mi hanno seguita. Può essere comunque. Quante? Un enorme un problema. Paio. Ma penso che ce ne siano altre. Altre e quando battute, capiranno eh? Che non siamo più alla scuola e che abbiamo ucciso i loro amichetti, ci daranno la caccia in massa. Che gioia, eh? Gioia infinita! Gioia infinita! Un attacco del genere non me l'aspettavo. Loro non sono come noi. E se fossimo stati rifugiati? O avessimo avuto informazioni utili per loro? Non mi sembra che gli interessi. Appunto, stavo per dirlo io. Comunque, ragazzi, come ci al sarà solito... Ci sarà ancora qualcosa in questi edifici? Diamoci un attimo qualcosa all'esplorazione, perché sicuramente qualcosa di utile ci sarà, voglio dire, no? Ok, per esempio, una delle nostre carte da collezione. Kinnard, perfetto. Vediamo un po', Qua intorno, un ingranaggio, uno. Ok, un po' di alcol, che sempre fa comodo, qualche straccio. E c'è il piano di sopra ancora, da visitare. Comunque ragazzi, cioè, io direi, no? Allora, piano di sopra è un cavolo, è tutto sbarrato. Tommy se l'aspettava, cioè, potenzialmente anche Ellie avrebbe potuto aspettarselo. Però non è una cosa che l'ha preoccupata più di tanto, diciamo. Ma ragazzi, essere così avventati significa comunque correre dei rischi, perché nonostante tu magari ti aspetti una determinata cosa e comunque fai finta di nulla, va incontro a grossi rischi ovviamente. Quindi questa cucina è praticamente identica a quella in cui siamo appena stati. Me posso fare una molotov, me la faccio, così comunque posso raccogliere questo straccio. Tanto di sicuro ragazzi altre bottiglie d'alcol le troveremo. Ecco, per esempio questa non ci serve. Quindi grosso rischio. Una pillola, due pillole, tre pillole no. Di solito si dice non c'è due senza tre, ma stavolta ci hanno belli che fregati ragazzi. Tina, sangue fresco. Oh, sono pronta. Prontissimo piccola. Oddio, che è? Famo piano, per carità divina. Ma questo è appena morto? Oh, Jesus. Porca vacca, no, raga, vabbè, sono stata capace pure... No, vabbè, no, vabbè, no, 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 no. Cioè, raga, ho sprecato pure un paio di colpi così completamente a caso. Preso? Sì. Ma a te che sembra, Dina? Ho le palpitazioni. Idem. Dovete cercare un attimo di calmarvi. Però in certi casi ragazzi è impossibile. Cioè, per quanto uno ci possa fare l'abitudine, sono comunque situazioni che provocano stress. Uno stress immane, è assurdo. Ok, un colpo, tre ingranaggetti e via così. Avanti tutta. Non c'è altro qua dentro, vero? In quest'altra camera non possiamo entrare.
E qua cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Ok, straccio. Qua dentro, mamma mia, qua dentro non c'è un cavolo. La mazza mi può servire? Eh sì, mi sa che non ho più armi da mischia, quindi è il caso comunque di raccoglierla. E qua non abbiamo altro, c'è una roba al massimo, ma comunque serve per creare quella roba esplosiva. Aspetta, che dite, me la faccio? Ma sì, dai, tanto con le robe al massimo comunque tanto vale, ragazzi, raccoglierla sta roba, visto che ci siamo. Cioè, non si può mai sapere quando può essere utile, quindi bene così. Rimettila a posto, Ellie, prima che esploda. C'era una bottiglia qua dentro, vero? Sì, ok. Perfetto, recuperata pure questa. E qua non c'è nulla. Dovremmo aver preso tutto pure da dentro questa casa. Quindi usciamo. Ma noi dove siamo diretti di preciso? Scusate, no, perché ho perso... La mappa non è disponibile. Come non è disponibile, scusa? Ce l'avevamo. Ce l'abbiamo, cioè abbiamo pure visto dove dobbiamo andare. Vabbè, come non detto. Entriamo un attimino qua. Tanto le risorse, ragazzi, possono essere veramente dappertutto. Dentro sta piscina marciulenta c'è qualcosa di interessante? No, qua intorno non c'è assolutamente nulla. E vabbè, raga, proviamo a... procedere di qua. Capito in. Eppure non me lo spiego. Cosa? Perché non hanno ucciso te e Tommy quando potevano? Non lo so. Sembra assurdo. Forse sono stupidi. Forse. Per creare un'organizzazione del genere non credo siano stupidi. Forse non eravate voi quelli che stavano cercando e vi hanno liberati. Però ci hanno pestato a sangue. Quel Jordan mi ha spaccato la faccia. Vero, ma perché non andare fino in fondo? Non importa. Sono delle merde. Sicuro? Sì, vabbè, che sono merde, cioè, siamo d'accordo. Però la domanda di Dina è lecita. Cioè, ce li avevano come in pugno, no? Come si chiamava la ragazza della nota? Quella dello studio TV? Lia. Era quella... era quella con la treccia? No. L'unica cosa che ricordo di lei è il suo pianto mentre sfregiavo quel sadico pezzo di merda. Perché non, non ammazzarli? Voglio scoprire cosa sa e dove sono gli altri, innanzitutto. Le chiederai perché l'hanno fatto? Sì. Credo che sia lecito, perché un motivo... C'è qualcosa che aiuti a fare luce sul passato di Joel? Niente di nuovo. Possibile che ti abbia nascosto qualcosa del suo passato? Decisamente. Non amava parlare di sé. Ok, ragazzi, di qua possiamo entrare nella stanza che è chiusa. Forse può sapere qualcosa su chi frequentava Joel. Ok, cioè, perché, raga, ste domande sono tutte lecite, nel senso, perché hanno voluto ammazzare Joel? Perché quando avevano Tommy e Ellie sotto le mani non li hanno fatti fuori? Sono tutte domande lecite. Rockefeller, ok, un'altra carta collezionabile trovata, ragazzi. Questa la possiamo sbloccare, direi di aprirla. Pure qua dentro abbiamo raccolto quello che potevamo. Di qua cosa c'è? Vediamo. Alcol, perfetto. Altra roba esplosiva. Straccia al massimo. Però di alcol ne abbiamo uno, ragazzi. Siccome non si può mai sapere per i medikit. Anche se comunque ne abbiamo tre. Oddio, che dite, raga? Me la faccio un'altra molotov? Ma sì, dai, me la faccio. Così posso raccogliere comunque questi stracci. Tanto poi di alcol ne ritroveremo. E comunque le molotov, raga, abbiamo visto che possono essere veramente più che utili. Non sono utili, utilissime. E queste sono tutte domande a cui comunque dovremo trovare risposta. Questo è poco ma sicuro. Qua sopra possiamo entrare. Che stai facendo? È bloccato. Dammi una mano, dai. Ehi, su. Prova a spostarlo dal marciapiede. Ma mi dai una mano? O stai semplicemente lì a guardare? Scusa, prova a spostarlo dal marciapiede. È quello che vorrei fare. Cioè, sarebbe stato molto più bello se tu mi avessi dato una mano, Dina. Ora ti ringrazio. Salire qua? Posso salire qua? Sicuramente posso. A differenza tua che stai lì a cincischiare. Torno e a grattarti le chiappe. Va bene, allora, vediamo che altro c'è qua intorno, ragazzi. Qua dentro nulla, stracci. Cassetto, una nota.
cosa dice questo biglietto? Viv, ieri ci hanno derubati. È stato Jimmy. Spero che agisse da solo. Se ve la passate male possiamo parlarne. Ho a cuore sia te che tuo figlio. Ora più che mai dobbiamo coprirci le spalle a vicenda. La città è già piena di criminali. Aggiungi dell'acqua e del sale e il sapore diventa quasi accettabile. Non è molto, ma spero che possa bastare. Fino alla prossima aria sicura almeno. Raul. Ok, qui c'era qualcuno, insomma, evidentemente una donna con un bambino, ragazzi, in difficoltà. E comunque tutti cercavano di aiutarsi a vicenda il più possibile. Anche se ovviamente, come al solito, ragazzi, anche in situazioni di estrema emergenza non mancano mai i pezzi di merda che devono rendere le situazioni ancora più spiacevoli. Ovviamente, infatti sti poveracci erano pure stati derubati, tra l'altro. Quindi qua dentro, cassettino, fucile, cioè perlomeno colpo per fucile. Ingranaggetti, e questa? Che diavolo è? Una specie di bomba. Le trappole esplosive si attivano quando un nemico è in vicinanza. Premi R2 per posizionarle. Niente male. Top! Formula sbloccata per trappola esplosiva, ragazzi. Perfetto, quindi adesso ci potremmo fare anche queste. Top, quindi non esplodono al lancio, ma esplodono quando ci passa vicino un nemico. Che spettacolo. Va bene, allora, qua non abbiamo nulla. Mamma mia, metti via quella molotov, per carità di Dio. Qua sembrerebbe non esserci niente, ragazzi. Va bene, allora, qua dentro dovrei aver fatto, credo. Suppongo di aver esplorato un po' tutto, quindi... Trovato qualcosa? Sì, roba interessante. Aspettate però, ragazzi, allora, prima di andare di là, sono curiosa di salire e vedere anche cosa c'è qua sopra. Se possiamo entrare in qualche altra stanza, per esempio, o trovare comunque qualche altra risorsa qua nelle vicinanze. Questa è stata sbarrata, qua è stato tutto incredibilmente sbarrato, ragazzi, in un modo o nell'altro. Quindi qua sopra non c'è più niente. Va bene, va benissimo. Però di qua cosa c'è? Qua possiamo scendere. Opla. Ecco fatto. Sono dall'altra parte. Beh, vedo ancora gli edifici. Sì, infatti, mo stavo a dire. Come sono quelli. Vediamo. Comunque sono quelli, stavo dicendo, gli edifici che dobbiamo seguire. Quindi vediamo un po'. Allora, comunque qua intorno ci sarà qualcos'altro da raccogliere, ragazzi, credo. Voi mi avete detto che l'esplorazione è assolutamente importante, quindi non voglio mancare di guardarmi intorno, anche se qua intorno sembrerebbe essere tutto sbarrato. Quindi comunque il nostro obiettivo sono quegli edifici alti laggiù. Però qua, ragazzi, non c'è nulla di accessibile, almeno così sembrerebbe. Quindi era il peggiore. Svegli. È lì, nato un lupi. Almeno non finiva pulito del cazzo. Io non ne posso più. Sai quante volte mi sono intossicato? Sono qua sopra. Comincio ad avere fame. Ok, sono qua sotto, ragazzi. E chi l'aveva visto, ragazzi? Mamma mia, mi è andata di culo. No. Zitto. No, vabbè, regà, cioè, non poteva andare più di merda di così. Che cavolo, porca paletta. Stanno arrivando? Che palle. Che palle immense. Mannaggia a me, la mia incapacità completa di fare stealth. Oh cazzo, aspetta, resta nascosta. Regà, greve. Cioè, greve proprio. Male. Dai, amico, dai. Vieni di qua. Ti aspetto con ansia pure a te. Spero, ragazzi, di riuscire ad ammazzarlo in tempo. Cioè, devo sperare che comunque resti un attimo girato. Oddio. Sta venendo proprio di qua, non mi dire. Sta... Per una volta volevo fare un'uccisione silenziosa, in santa pace e tutto il resto. Lui scende, lui se ne va. Va bene, allora scendo pure io. Oh cazzo, sta giù. Oddio, regà, ma sono dappertutto. Cioè, la situazione è peggiore di quel che credessi. C'è un altro qua dentro. È terribile tutto ciò. Mamma mia. Io non mi aspettavo di dovermi occupare adesso. Porca paletta. Oddio, stai giù, Ellie. Oddio, dov'è? Chi è? Oddio, è qua. No, vabbè, raga. Che situazione di merda. Di merda. Oddio. Andiamo a...
Muori bella, scusa, che ho un po' di fretta. Aiuto, aiuto, resta qui nascosta. Oddio, sta entrando quest'altro. Tina sempre che se ne va a spasso per i fattacci suoi. Tra l'altro questo non è manco quello che stava qua intorno prima. È un altro tizio ancora. Quindi io mi chiedo quanti cazzo siano questi. Bello, vieni qua pure te. Ok. Eccolo là. Ovviamente ci doveva stare l'altro in giro, no? Mamma mia, stai giù. Dov'è? Dov'è che mi stava per vedere? Che ansia di tutto, regà. Cioè, così non si può fare, eh? Sì, Dina, fa un po' di casino. Perché tanto non si sono accorti che siamo qua. Va bene, allora. A parte tutto, vediamo se qua c'è qualcosa di utile. Anche se sembrerebbe proprio di no. E questo ha rilasciato soltanto una bottiglia. Da bravo pezzente ubriacone, qual è? Allora. Dina, stai a fare un casino della Madonna. Solo tu, cribbio. Sapevo ti lasciavo a casa, Dio santo. Chi è? Oddio, è qua sopra. Regà, greve. Cioè io non so manco dove devo andare. Vabbè, dovrò procedere ovviamente di là, ma volevo stare un attimo tranquilla ad esplorarmi i luoghi qua intorno. Oddio, è qua sotto. Bonnie, non ti sei accorto di me? Non ti sei accorto di nessuno? E dai, ditemi che è l'ultimo, please. Su, su, via, su, via. È andato. Bello che è morto, pure lui. Pure lui non mi ha rilasciato un Cassius. Non mi ha rilasciato un Cassius. Ah, sembrerebbe di no, per fortuna. Bene. Merda. Allora, che ansia di tutto. Riconosci qualcuno? Nessuno. Qua c'è un negozio di costumi di Halloween. Che figata. Cioè, un negozio completamente dedicato ai costumi di Halloween. Qui non ma c'è niente. Sti costumi, cioè sti, questi negozi, regà, aprivano soltanto nel periodo di Halloween o stanno aperti tutto l'anno? Ellie! Questa ZQ è grande, eh? Sì, parecchio. Cioè, pensi che i lupi l'abbiano occupata tutta? Mi auguro di no. Cioè, le hanno parlato degli animali? Nah, non fanno per me. Costumi di Halloween? Nah, non fanno per me. Ellie, c'è sta qualcosa che fa per te o sei, non lo so, una rompipalle cronica, Dio santissimo. C'è sta qualcosa che ti piace? Però vabbè, gli orsacchiotti sono carini. Però qui dentro, ragazzi, non c'è più niente. Quindi procediamo di nuovo. Temo che purtroppo fino a quegli edifici, ragazzi, incontreremo di nuovo il WLF, purtroppo. C'ho questa vaghissima impressione. Allora, qua possiamo entrare però. Questa che cos'è? Una sorta di officina? Beh, oil change. Dovrebbe essere un'officina, quindi qualcosa di utile ci deve stare per forza qua dentro. No? Allora, ingranaggetti. Ingranaggetti, ingranaggetti. Tanta bella roba. Apriamo il cassettino. E non c'è un cazzo. Apriamo l'altro cassettino. Un corpo per fucile. Ci piace. E qua c'è il banco da lavoro, signore e signori. Vediamo che cosa possiamo un attimino combinare con le nostre armi. Abbiamo 164 ingranaggetti. Io direi, ragazzi, allora, vediamo un attimino. Per quanto riguarda il fucile a pompa, direi che possiamo migliorarne la stabilità. Assolutamente. Pensavo di chiedere il trasferimento alle gambe. È un campo da morte. Per me sarebbe un'occasione. Voglio pestare quegli stronzi e conoscere Isaac. Perde tempo. Occhio. Quando piangono e gridano. Non è facile. E ragazzi, con una calma olimpica a raggiustarsi. Grazie. La sua armina. Che sta succedendo? Ah. Pensavo fosse Dina, ragazzi. Stavo per dirgli di nuovo queste corna e invece era entrato questo deficiente. Ok, allora cambiamo l'arma da mischia, ragazzi, perché questa qua è vero sicuramente più resistente. Allora sta entrando qualcun altro. Non c'è nessuno per ora al bancone, amico. Deve un attimo di pazienza. Oddio. Proviamo a inseguirlo, ragazzi, sperando veramente. Oh no, no. Emma! Che è? Vedo che succede. Ti copro io. Che palle enormi, ragazzi. Cioè, non posso, non faccio in tempo a muovermi in qualsiasi modo che c'è sta qualche stronzo che mi deve vedere. Oddio, è entrato re qua. Emma è morta. Abbiamo compagnia. Oddio, quanti sono? Dividiamoci. Le vedo. Le vedo, grazie, sono qua, testa di cazzo. Mori, mori. Mamma mia, l'ho usata tutta l'arma da mischia, ragazzi. Riprendiamoci la mazza da baseball, va.
Porca vacca. Con una sola persona. Oddio, chi sta arrivando? Sto mondo è quell'altro. Dai. Ragazzi. Pure stavolta, ragazzi, missione stealth è andata completamente a puttane. Facciamo così, va. Onde evitare veramente di sprecare troppi colpi, ragazzi. Quando è possibile usare armi da mischia. Porca vacca! Armi da mischia, sto per morire, tra l'altro. Quindi direi che è il caso di curarsi un attimino. Abbi un attimo di pazienza, amico, scusa. È una questione d'emergenza. Penso tu possa capire. Quindi facciamo così. Oh, che bello quando gli salta la testa con un colpo solo. È una poesia. Veramente una poesia. Ecco perché amo i fucili a pompa. Ne vedi altri? Ok. No. Ok, prendiamo l'accetta. Tanto ormai, regà, la mazza da baseball è quasi andata. Sei stata in gamba. Grazie, cara, grazie. Quante persone sono uscite a cercarti? Troppe, mo lo stavo a dire, veramente. Allora, per quanto riguarda, ragazzi, il revolverino, io direi che potremo quasi migliorarne i danni, dai. Perché comunque le pistole già fanno meno danni. Così magari può essere un pochettino più efficace. Quindi il revolver è a posto. Dopodiché, no, volevo controllare un attimo le altre armi, Ellie, please. Vabbè, ragazzi, ci sono rimasti 54 ingranaggetti, direi che per ora possiamo ritenerci soddisfatti così. Quindi, adesso che li abbiamo fatti fuori tutti, direi che possiamo piccanasare in questi altri posti. Quindi qua abbiamo preso una barretta energetica. Un colpo per fucile, sempre col contagocce, mi raccomando, sti colpi, Apriamo sto benedetto cassetto. Un po' di materiale esplosivo. E qua dentro ci sarà qualche altra cosa, no? Di meraviglioso. Un po' di alcol. Minchia, non ci avete lasciato un cazzo. Altra roba esplosiva. Al massimo gli stracci. Ma ne posso fare... Sì, un altro medikit. Andiamo facendo così, ragazzi. Così comunque raccolgo più risorse possibili. Allora, le zone dei bagni non mi vanno mai a genio, sinceramente, però qua raccogliamo 8 pillolette che se le ritroviamo in un bagno dismesso del genere avrei un po' di dubbi a prenderle. Però vabbè, dettagli. Ammazza, raga, qualcuno si è dimenticato di chiudere l'acqua. Nel water non c'è niente, no? Per fortuna. Ok, qua dentro non c'è più nulla. E qua siamo nella zona, proprio in un altro negozio completamente. Quindi siamo passati dall'officina a un altro negozio. Qua c'è alcol. Sembrerebbe una specie, ragazzi, temporio, diciamo così, più o meno. C'è uno di quei negozi, sapete, dove si vende un pochettino di tutto, di solito. Qua non c'è un Cassius. Qua manco c'è un Cassius. Una bottiglia non possiamo raccogliere. Niente. E qua nulla. Da quest'altra parte, vabbè, di qua appunto c'è l'officina. E quindi vabbè, non c'è più niente, ragazzi, qua dentro. Quindi riprendiamo un po' d'aria fresca. Lo devo dire io, regà, con tutte le auto ferme ormai, come un attimo si è ripresa l'atmosfera terrestre. Che spettacolo. Qua niente di utile. Abbiamo un attimo perso di vista gli edifici, ma tanto basterà probabilmente voltare quell'angolo. Qua c'è una libreria. C'è scritto books tanto grosso. E direi ovviamente non perdiamo l'occasione di entrarci. Anche se temo che non ci sarà più niente di caruccio da vedere. Oddio, che è? Che cazzo era? Ho sentito una sorta di cri cri. No, non me lo dite. Che palle. Ma non me potete mettere i clicker giusto dentro alla libreria? Siete dei pezzi di merda. Potevate mettere entrarcesso di là, no? Ok, ce n'è uno qua dentro, ragazzi. Non so quanto ci convenga davvero aprire questa porta, ma non ci resta alternativa, perché di sicuro ci sarà qualcosa di utile qua dentro. Dov'è? Oddio, ci sono pure runner, regà. No, quanto odio queste situazioni di merda. Le odio profondamente, perché li accoppiano sempre. E no, che fai? Richiudi la porta. Che non so, regà, se azzardare un qualche tipo di mossa, perché non vedo il clicker. No, mi sto venendo a prendere. Dina, porco zio, fai qualcosa! Dov'è il clicker? Dov'è? Dina, ma dov'è? Dov'è Dina? Ma stai inseguendo Dina? Mamma santa, regà.
Ma è possibile che qualsiasi situazione in cui mi trovo deve trasformarsi in un dramma, Dio santissimo? Okay. Mo devo ritornare in santa pace di qua. Oh. Questi effetti non sono recenti. Con tutte le munizioni che hanno, i VLF avrebbero potuto ripulire la zona. Probabilmente non siamo nel loro territorio. Vabbè, ma comunque, regà, territorio o non territorio, uno di solito sempre magari va alla ricerca di risorse, no? Io credo. Però, vabbò, i bagni. Il bagno, come sempre, qua nel bagno non c'è un cazzo. Va bene, non c'è proprio niente di niente. Dina, spostati, grazie. Intanto la mia salute com'è messa? No, siamo messi ancora bene. Un altro bagno. Stracci, pillolette. Meraviglioso, fantastico. Alcol. Qua dentro c'è altro. Dina, perché devi sempre stare in mezzo alle... Non mi far di... Ok, un'altra carta da collezione, signori. Dr. Stam. Bello, bello, bellissimo, bellissimo. Veramente bellissimo. E a parte tutto, qua nient'altro. Apriamo un po', qua riusciamo in negozio, in quest'altra stanza. Dove? Cosa abbiamo? Questi VLF hanno combattuto l'esercito 10 anni fa. Perché sono ancora così incattiviti? Dubito passi molta gente da queste parti. Non lo so. Che ne sappia. La città sembra ancora piena di scorte. Non capisco perché litigarsele. Last round, rivista ufficiale dei survivalisti. La questione camuffamento, proteggi, inganna e nasconditi alla grande. 15 consigli esperti per aiutarti. Inoltre 12 marche di nastro adesivo a confronto. Bello, gli argomenti interessanti. Il nastro adesivo, tecniche di raccolta dell'acqua piovana. Va bene. Nuovo ramo di potenziamento per furtività, ragazzi. Ok, l'abbiamo appena sbloccato, infatti. Vedete, si possono creare silenziatori, ragazzi, che silenzia i colpi fino alla rottura. Precisione per modalità d'ascolto. I nemici visualizzati in modalità ascolto appaiono più definiti. Movimento esteso rapido, silenziatori migliorati, eliminazioni furtive più veloci. Cioè, tutte queste cose, ragazzi, sono assolutamente utili, io direi. Cioè, sono cose importanti. Comunque abbiamo 167 pillolette, ragazzi. Quasi quasi. Direi che possiamo intanto sbloccare questa del silenziatore. Quindi la formula richiede straccio recipiente, ovviamente, per creare silenziatore. Premi triangolo in fase di mira. Allora io non so se tanto li userò, ragazzi, questi. Però comunque li dobbiamo sbloccare per poter sbloccare il resto. Precisione per modalità d'ascolto. Direi di prenderlo, ragazzi, perché comunque è utile. Movimento a disteso rapido, per ora non mi interessa. A me interessa questo, ragazzi. Eliminazioni furtive più veloci, ovviamente. Però l'hanno lasciato per ultimo, i bastardi. E incrementa la tua energia massima, ragazzi. Più 25% di energia. Direi assolutamente di sbloccarlo. Ok, direi che abbiamo fatto, dai, cose buone. Bei miglioramenti, ragazzi. Allora, altri straccetti. E una nota che dice: Fran, sta per succedere, domenica mattina sul presto. Tieni i tuoi lontani dalle strade, ma non farti scappare nulla. Se Isaac scopre che ho spifferato, è finita. Non ci vorrà molto. Non restano molti uomini della Fedra nel tuo quartiere. Man mano che ripuliamo, trasferiamo tutti alla base. Niente panico, è temporaneo. Ci aiuterà a distinguere i buoni dai cattivi. Non vedo l'ora di dormire di nuovo nel tuo stesso letto. Niente più messaggi nascosti in quello stupido appartamento. Rebecca. Quindi c'è, fammi capire, stavano facendo qualcosa appunto contro Isaac, quindi alle spalle comunque del VLF, ho capito bene? Probabilmente sì, magari stavano cospirando in qualche modo, credo. Perché lei dice, se Isaac scopre che ho spifferato... Tutti questi arcobaleni? Dove? Vedi cosa riesce a trovare. In che senso vedi cosa riesce a trovare? Vabbè, a parte tutto, qua dentro credo, ragazzi, proprio che abbiamo finito. Quindi noi staremo cercando ancora gli altri edifici. Che sono di qua, credo. Quindi procediamo da questa parte, ragazzi. La strada sembra comunque ancora lunga. E temo che... Perché non proviamo di là? Già. Di là dove? Ma di là dov'è? Dove? Dove? Forse intende di qua. Vabbè, già ci stavamo andando di là. Quindi potevi dire di qua. Almeno avrei capito che era giusto andare di qua. Però, a parte tutto, qua è tutto chiuso. Che meraviglia. Quindi temo che di qua, ragazzi, non si potrà passare. La vegetazione la fa da padrone anche qua. Devo entrare lì dentro. Diamo un occhio. Diamo un occhio. Come ci entriamo? Come ci entriamo? Che qua c'è filo spinato praticamente dappertutto. La vedo dura. Qualche suggerimento? Non lo so, forse dovremmo aggirare l'ostacolo in qualche modo. Proviamo ad andare di qua. Forse possiamo scendere di qua, ragazzi.
Ma mi sembra fin troppo facile. Vabbè, comunque andiamo. Mi sono rotta un ginocchio però. Detta, oddio. Di solito avvisano. Oddio, ce n'è uno là. Sono ovunque. Che gioia immensa. I pezzi grossi sanno quello che fanno, credo. Sicuramente, sì, sì. Come al solito, e mandano i pezzi piccoli a morire, eh? Come sempre. Che cazzo? Che è? Chi è? Chi è? Ah, pure! Maledetti! Fantastico, davvero fantastico. Quindi non solo sono qua intorno, anche da sopra. Maledetti! Davvero meraviglioso, ragazzi, davvero meraviglioso. Allora, intanto proviamo ad entrare di qua e vediamo se possiamo iniziare a farli fuori pian pianino, possibilmente. Anche se ho i miei dubbi, perché come al solito, ragazzi, lo sapete... Il mio stealth lascia abbastanza a desiderare. Allora, già qui sono in due. Attenta alla tua sinistra. Sì, lo sento, Dina. Vediamo se riesco ad ammazzarla senza farmi scoprire. Ce la farò. Zitta un po'. Stai giù. Ecco, vabbè, no, regà, ma non è possibile. Vabbè, sono io che azzardo mosse del cazzo. Questo è poco ma sicuro. Cioè, non lo nego, ragazzi, perché era qui l'altra. E io ho tranquillamente ammazzato quell'altra a caso, completamente a caso. Ma vaffanculo! Oh, no, regà, è il delirio. Mo è il delirio. Ok, intanto a quello gli ho fatto saltare la testa. Addio! Oh, ma chi cazzo è? Assoreta e ammammeta! No, regà, vabbè, ma... Ma no, greve! Mamma mia, regà, mamma mia. Terribile. Tutto assolutamente terribile. Ok. Regà, meno male che avevo detto di voler... che cazzo sto facendo? Meno male che avevo detto di voler risparmiare munizioni, eh. Di cercare di usare lo stealth il più possibile, certo. Ma vaffanculo, assoreta, va, mannaggia santa. Grevissimo, regà. Anche perché sono sempre tanti, tra l'altro. Tu puta madre. M'ha sparato da là in fondo, sto stronzo. E questi che non rilasciano proiettili manco per il cazzo. Niente da fare, va bene. Sto per morire di nuovo, tra l'altro. Altro colpo. Sto per morire di nuovo, ragazzi. Oddio, che situazione di merda. Proprio di merda. Proprio merdissima, io oserei dire. Guai, terribili. Dove sono? Cacciamo l'area. Non lo dico dove sono, guarda, perché potrei risultare molto volgare. È meglio non dirlo. Va bene? Va bene. Almeno gli ultimi li posso ammazzare in qualche modo silenziosamente o... Non è Dina, vaffanculo, mo mi fai scoprire te. Ti tiro una mazzata in testa. Io non lo so, raga, se ce la posso fare. Cioè, sembrerebbe veramente fare qualcosa in stealth. Sembra chiedermi di andare sulla luna o robe simili. Cioè, è una cosa... Oddio. Ecco, non mi vede, per niente. Ma proprio per niente. Va bene, allora. Io ci provo, raga, io ve lo dico. Io ci provo, ma ho i miei grossi dubbi. Sì, vabbè, tanto se riesco ad ammazzarne uno stealth, ce n'è sempre un altro che me vede. Questo è poco ma sicuro, quindi, vabbè, poco da fare, eh. Non ho parole, raga, non ho parole, cioè. Lasciatemelo dire che non ho parole. Qua c'è qualcosa? Qualcosa di utile per la causa? Assolutamente no. Posso aprire questo cassettino, però. Va bene, due colpi. Ah, ce l'hanno regalati, dai. Un paio di colpi, però là fuori c'è ancora... Ce n'è ancora uno, ragazzi, in giro. Straccetti. Mamma mia, raga. Importante esplorare, ma... C'è una grossa responsabilità, tra virgolette, perché comunque se non esplori... non raccogli risorse, sei nella merda, praticamente. Questo è quanto, quindi da un lato un po' ti costringono ad esplorare, ma mi sembra pure un po' giusto, voglio dire, perché diranno, cioè, abbiamo lavorato così tanto tempo a sto gioco che non ti degni manco un po' ad esplorare. Ah, pezzo di merda, io te costringo. Ok, medikit, alcol. Spostati, Dina, mannaggia tutto. Pillole.
Qua nient'altro, va bene. Ma qua sopra c'era qualcuno? No, mi sa che questo l'avevo ammazzato. Forse era l'unico, era da solo. Qua non c'è altro. Intanto, raga, ammazza, il sangue è schizzato fino a qua, raga. Wow, questo sì che è super realistico, è figata. Questo aveva un fucile, però ovviamente muore. Non rilascia manco una maledetta munizione. Nulla, proprio nulla di nulla. Va bene, ce n'è uno qua. Apriamo questo cassetto. Questo è al massimo. Altri cassetti, altre cose, altri cazzi e mazzi. Mamma mia quanto sono grandi sti posti, raga. Veramente da perderci, sì, eh. Allora, qua c'è qualcosa di interessante. Come al massimo? Ma mi sta più a per culo. Al massimo un par de palle, ma dammeli i colpi, dai. Vabbè, niente, dovremmo aumentare forse la capacità del caricatore, ragazzi, ovviamente. Allora, altro cassetto. Non c'è un Cassius. E niente, l'altra bomba non la posso prendere. Va bene. Dov'è l'altro stronzo? Era qua in giro, vero? Non lo so. Fatto sta che proviamo a scendere e vediamo un pochettino di stanarlo, perché comunque qualcuno in giro ancora c'è, ragazzi, eh? Ah no, Dina, okay. Adesso sta andando. Andata. Andata. Come è andata? Ho colpi tre fucile. Andata un cavolo, ce n'era ancora uno in giro che non avevo ammazzato, sono sicura di questo. Vabbè. Ehi, hey, Dina. Sì. Passiamo da qua, va. Forza. Forza, bella, tirami. Dammi la mano. Dai, su. Ehi. Hey. Eccolo là, lo studio. Edificio circolare. Sembra lo studio TV della tua mappa. Eh sì, sembra proprio quello. Forza. Quindi è quello il nostro attuale obiettivo, ragazzi. Ma questo lo sapevamo già da un po'. Non so come avrei fatto finora senza di te. Ma guardati. Piantala. Non ti avrei mai lasciata sola. Oh. Oh merda. Che cazzo è stato? Era una trappola. Una cosa? Trappole esplosive. Guarda dove metti i piedi. Oh. Ragazzi, qua torniamo molto alla Resident Evil. Che cadevo sempre nelle trappole per orsi. Qua posso cadere sempre nelle trappole esplosive. Però basta soltanto fare un po' d'attenzione. Ehi. Ehi, merde. Queste sono trappole esplosive. Ehi. Ah, merda. Vieni un po'. Bello, però funziona solo per uno, ovviamente. Ok, boom headshot, signore e signori. In un colpo, mi è piaciuto. Ok, un par de palle. Dina, bisogna stare veramente attenti a dove mettiamo i piedi, perché non vorremmo fare la stessa fine di quel runner di un attimo fa. Comunque, allora, questo è al massimo. Cos'è che è al massimo? Stracci, però non ho alcol, ragazzi. Non mi posso fabbricare proprio un cavolo di niente. Quindi per adesso passiamo così. Vediamo un po'. C'è qualcos'altro di utile? Alcol. Davvero perfetto. L'ho appena detto, non ho alcol. Un'altra carta. Candelabra. Wow, che figata. Qua abbiamo un po' di una barretta energetica per riprendere un po' di forze. E sembrerebbe non esserci nient'altro. Quindi, facendo tutta l'attenzione del mondo, direi che è il caso, ragazzi, ecco, di non saltare in aria, perché qua c'è un'altra. Io direi di non andare troppo spediti, perché il mio colpo d'occhio di solito mi inganna. Quindi magari dove vedo che non c'è, c'è. Quindi, vabbè, qua ragazzi comunque non si può andare, non ci resta che procedere da questa parte. Allora, lo studio è lì. Qua possiamo scendere così. Eh sì. Però qua c'è questa scala che va su. Aspetta un attimo. Vado a vedere cosa abbiamo qua sopra, mi pare ovvio, scusa. Ok, colpi per fucile, ingranaggetti. Ecco, prendiamo prima la nota, che mi sa che è meglio. Ancora nessuna iena, altre 4 ore di turno, merda. E giustamente, siccome ci annoiamo, disegniamo peni e poppe sul foglio, va bene. E ingranaggetti, a parte tutto, possiamo scendere dopo aver visto questa meravigliosa opera d'arte. Lupi? Non ne ho visti, andare. Ma non si sa mai. Come al solito. Non sarebbe una grande novità, insomma, trovarsene di fronte, figurate. Andiamo, va. Si scivola. Cazzo. Sto bene. Forza. Sì, benissimo. Vai, tocca a te.
Divertentissimo, vero? Le chiappe. Ci siamo spappolati le chiappe. E se arriviamo che è già andata via? Ha fatto anche non voglio neanche pensarci per ora. Non ci pensiamo, Ally, non ti preoccupare. Diamo dovremmo per scontato che sia lì. Dovremmo anche a Jackson. Sarebbero utili per fermare il nord. Beh, sì. Sì, buona idea. Ma finiremmo per ammazzare qualche vagabondo. Potremmo segnalarle con dei cartelli. E se non sanno leggere? Vabbè, usiamo sì. Usiamo i disegni. Tipo un piede che... Ehi. No, guarda. Dai. Mi stava piacendo il dialogo. Un piede che calpesta un filo. Secondo te cos'è? Qualcuno vuole che accogliamo l'amore. Pensi abbia a che fare con i lupi? Non lo so. Ma è piuttosto strano. Feel her love. What the fuck? È arrivato un nuovo messia. Non mi stupirebbe, ragazzi, una situazione del genere. La gente comunque impazzisce. Magari qualcuno si erge a figura da seguire, figuratevi. Viv, spero che questo messaggio ti raggiunga. Assistito all'accaduto, il WLF ha fatto irruzione a casa tua e ha sottratto alla rifurtiva Jimmy, gioielli, documenti, tessere annonarie. Si rifiutava di rispondere alle domande e ripeteva di non sapere da dove sbucasse quella roba. Ho provato a spiegarglielo di come la vita qui sia difficile, di come la Fedra ci abbia abbandonati, spingendoci a gesti disperati. Ero quasi riuscito a convincerli, ma poi li hanno trovati in tasca una preghiera serafita. Abbiamo provato a fermarli, mi spiace tanto, Raul e Heather. Vabbè, niente, altri drammi, ragazzi. Al massimo, cioè mi dice che c'ho tutto al massimo. Ricarica un po', no niente, comunque non me li prendo ovviamente. Tutto al massimo, ho sprecato una marea di colpi, mo c'ho tutto al massimo. Va bene, a parte tutto, ho perso di vista l'edificio, ma dovrebbe essere di là, ok. Quindi come facciamo a salire? Adesso di preciso. Allora, probabilmente, allora vabbè, questo Filler Love l'abbiamo visto, davvero molto interessante. Direi, però dovremmo trovare un modo per procedere di là. Magari possiamo andare da questa parte. Porca troia. Che è successo qua? Hanno sparato a tutti. Oh, pure a cavallo. Mamma mia, raga. È di Tommy. No. Gli infetti se la sono spassata. Non c'è niente in borsa. Stai bene? Sì, scusa, è solo la puzza. Va bene. Avrà proseguito a piedi. Beh, direi. Tu te la cavallo senti? Purtroppo sì, sto bene. Gli è stato ammazzato. Davvero. Sicuramente, guarda, sta benissimo. Veramente benissimo. Comunque sì, Tommy ha proseguito perché nella borsa non c'è nulla. Quindi non gli è capitato niente di male, insomma. Come si è ridotta questa città? Boston non era così, vero? A Boston non c'è stata una vera guerra civile. Le luci non hanno opposto troppa resistenza. Bene. Wow. Mamma mia. Altri corpi. Che devastazione. Rivellati di colpi. Tommy è passato di qua, sicuro. Ma è possibile che sia stato Tommy da solo? Scommetto che è andato di là. Ma qua è chiuso, cioè di qua non si barricata passa. Robusta. Manco per il capo. Okay. Si dovrà trovare... Fermati. Trappola. Sì, l'ho appena vista. Che occhio. L'ho appena vista. Ce n'è una di qua e una di qua. E va bene. Sono poi ovunque. Ce n'è un'altra di qua. Saranno per gli infetti. Eppure di un qua, passo ragazzi. In più. Pure qua non possiamo passare. Stiamo attente. Mamma mia, un passo in più può fare la differenza. Possiamo passare qua in mezzo però. Ok, meno male, regà, che... Oddio. Hanno riempito l'intera zona. Ma dubito passino spesso di qua, vista la situazione. Pure qua per ce n'è una, un ragazzi, Pure qua ce n'è una. Non facciamo cazzate, quindi saliamo di qua e scendiamo di qua. Piano. E di nuovo questo filler log. Di nuovo quel disegno. Ma questa che minchia è... Ma questo si apre, tra l'altro. Sarà qualcosa di utile, di interessante, di ciccioso. Ok, ci possiamo passare dentro però. Poco importa se non c'è nulla. Niente, stracci al massimo come sempre, ragazzi. Facciamo attenzione perché ci sono bombe davvero dappertutto, ragazzi. Quindi
Qua ce n'è una, per esempio. Stavo di nuovo per... No, di nuovo, per fortuna fino ad ora non sono saltata in aria. Ma basta semplicemente guardare un attimo con attenzione, ragazzi, perché comunque non è piacevole, ovviamente, esplodere. Quindi allora, di qua non si passa, di qua non si passa. Come passo? Mi sta lanciando una di queste, ragazzi, perché sennò col cazzo. Facciamola esplodere. Ecco lo studio TV. Ecco fatto. Fantastico. Funziona. A volte è sì, l'unico modo, mi l'ho imparato da Joel. Sì, cioè non è che se possa qualcuno fare... Qualcuno avrà sentito. Ha temo di sì. Rumore. Rumore fa rumore. Tieni gli occhi aperti. Direi, Direi che fa parecchio rumore. Sì. Quindi saliamo e vediamo un pochino, regà. Oddio, piano. Merda. Oddio. Resta giù, le scale sono minate. E mo? Vuoi farle esplodere? Come? Non qui. Come dovrei fare? No, scusate, no, serio. Non posso di certo farmi esplodere. Dio santo. Niente, mi sa che ci devo provare a lanciare qualcosa, ragazzi. Ma non c'ho manco una molotov. Non c'ho manco una bottiglia. Non c'ho un cazzius. Però posso passare di qua, forse. Fare la strada inversa. Esatto. Raccogliere questa bellissima bottiglia e farle saltare. Boom boom. Reazione non a catena, ragazzi. Molto discrete. Beh, magari se proprio è... Sì. Uno non si dovrebbe accorgere potrebbero che stiamo arrivando, un'imboscata. Appunto. Cioè, se sente lontano un miglio, raga, che sta esplodendo tutto, qualcuno sta facendo saltare le bombe, due domande se le faranno. Quindi passiamo di qua, adesso la possiamo aprire. Possiamo? No. Dina, fai il giro pure te e non rompi i coglioni. Ma ci siamo vicini allo studio televisivo? Ci siamo proprio arrivati. Resta bassa. Ok, magari pure questo posto, ragazzi, sarà vuoto. Cioè, non mi sembra di vedere nessuno. Sembra di guardia. Infatti, è quello non che ho appena detto. Vedi un accesso? Non ancora. Sicuramente quelle finestre lassù. Questo è poco ma sicuro. Ok, ragazzi, allora direi che oggi abbiamo fatto un po' di strada. Siamo riusciti finalmente a raggiungere lo studio televisivo. Quindi la prossima volta ci toccherà scoprire cosa è successo anche qui, perché pure questo luogo sembra abbandonato. E noi eravamo venuti qui alla ricerca di questa benedetta Lia, che era un'altra presente appunto nel gruppo che ha ammazzato Joel, insomma, che era lì presente perlomeno. Quindi bisogna vedere se riusciremo a trovare qualche altra informazione. Speriamo bene, perché sennò comunque raga, significa continuare a brancolare nel buio. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.